Ciao a tutti, oggi vi mostro come preparare tre primi piatti primaverili facili e gustosi. Il primo piatto è un piatto di linguine con tonno e limone, deliziosi. Gli ingredienti sono per prima cosa riscaldo dell'olio extravergine d'oliva con lo scalogno. Aspetto che si dori lo scalogno per aggiungere la scorza grattugiata di un limone. E lascio cuocere per un po'. Dopo vado ad aggiungere del peperoncino. Questo è opzionale, potete anche non metterlo. Una volta dorato lo scalogno, aggiungo il tonno che ho precedentemente sgocciolato. E dopo qualche minuto aggiungo il succo di un limone amalgamo e lascio cuocere per 5 minuti. Nel frattempo avevo già messo anche l'acqua per la pasta. Una volta giunta a bollore aggiungo le linguine e le lascio cuocere. Non appena saranno cotte, le scolo e vado ad amalgamare bene insieme al sughetto di tonno e limone. E voilà, infine un po' di prezzemolo tritato e guardate che splendore. Facilissime, ve le straconsiglio. Il secondo piatto che vi mostro è una pasta all'ortolana, semplicissima. Gli ingredienti sono questa è una pasta che vi consiglio quando avete bisogno di svuotare il frigo e quindi di consumare tutte le verdure presenti nel vostro frigo. Inizio sminuzzando, tagliando in maniera molto piccola prima la cipolla. Poi allo stesso modo taglio la carota, le zucchine, i pomodorini li taglio in 6, molto piccolini, cerco di tagliare tutte le verdure allo stesso modo, i peperoncini verdi, e infine gli asparagi. Tagliate tutte le verdure, siamo pronti per cuocerle. In una padella scaldo dell'olio extravergine d'oliva con la cipolla e aspetto che si scaldi un po'. Dopodiché vado ad aggiungere della pancetta a dadini, ma voi potete anche non metterla. Lascio che cuocia un po' la pancetta, quando avrà cambiato colore inizio aggiungendo le carote, le zucchine, e i peperoncini verdi. Amalgamo e lascio cuocere per qualche minuto, per 5-6 minuti. Dopodiché andrò ad aggiungere gli asparagi e infine, per ultima cosa, aggiungo i pomodorini. Sistemo di sale. Aggiungo mezza tazzina di acqua, amalgamo bene copro e lascio cuocere per una decina di minuti. Nel frattempo avevo anche già messo l'acqua per la pasta, appena sarà giunta a bollore metto la pasta cotta, la scolo tenendo da parte un po' d'acqua di cottura e vado ad aggiungerla al sughetto, amalgamo bene e voilà! Pronta la mia pasta all'ortolana, squisita. L'ultimo piatto che vi mostro è un riso saltato con verdure. Gli ingredienti sono anche in questo caso inizio tagliando in maniera molto piccola dadini, prima le zucchine, poi le carote, lo scalogno, i peperoncini verdi,
i funghi champignon. Anche in questo caso ho tagliato tutto allo stesso modo, tutti i quadratini, tutti i cubettini. Pronte le mie verdure, scaldo l'olio extravergine d'oliva in una padella con lo scalogno. Caldo l'olio, aggiungo tutte le verdure precedentemente tagliate e amalgamo bene. Dopodiché vado a grattugiare un po' di zenzero fresco, ma questo è opzionale, potete anche non metterlo. Dopodiché aggiungo un cucchiaino e mezzo di curry. Amalgamo. Sistemo di sale. Aggiungo mezzo bicchiere d'acqua. Amalgamo bene il tutto. Copro e lascio cuocere per una decina di minuti. Nel frattempo ho cotto il mio riso basmati al vapore. Voi se non avete la vaporiera potete cuocerlo tradizionalmente. Pronto il mio riso, pronte le mie verdure, vado ad aggiungerlo alle verdure. Aggiungo anche un po' di salsa di soia, quella con meno sale, e faccio saltare. Quindi amalgamo bene il tutto. E voilà, il mio riso saltato con verdure è pronto per essere gustato. E niente ragazzi, io spero che questi tre primi piatti primaverili, ma soprattutto facilissimi, vi siano piaciuti. Se provate a farli, scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!